La danza contemporanea, almeno quella più significativa, non è ornamentale e anzi prende parte alla realtà, alla società. Proprio nella trasposizione artistica della nostra realtà troviamo la bellezza di tanta creazione contemporanea. Per quello che riguarda la coreografia, abbiamo alcuni autori dove la relazione con il nostro mondo è molto diretta e molto leggibile. Fra questi, per esempio, Alain Platel, che è caposcuola del teatro danza alla Fiamminga, e così è per la scuderia dei suoi coreografi, dei Valesse de la Baie, un nome altisonante per un gruppo che invece è abituato a volgersi veramente anche alle frange marginali della nostra società. Da coreografo umanista, Platel rielabora in forma poetica le debolezze, le difficoltà, le difformità e perfino le deformità in certi casi dell'uomo. E queste noi troviamo nel caos perfettamente orchestrato delle sue pièce multidisciplinari. Un'altra tendenza molto attuale e molto vitalizzante per diversi coreografi è quella di lavorare sul territorio con non professionisti, con persone comuni che non rientrano nei canoni di bellezza e di virtuosismo propri del danzatore. È una tendenza naturalmente non estetica ma partecipativa, collegata alla società e collegata anche ai luoghi, alla loro anima, alla stratificazione di significati anche del territorio. Abbandonato il virtuosismo e invece accresciuto il legame con le persone, con tutti i tipi di fisicità, a questo punto nella danza contemporanea possono essere coinvolti tutti.